Bentornati cari amici di Wes Magazine. Oggi voglio parlarvi di qualcosa che non è strettamente attinente con quello di cui ci occupiamo di solito, cioè i videogiochi. YouTube di recente ha reso più stringenti le sue regole per entrare a far parte degli utenti che possono accedere alla monetizzazione, diciamola così. Questo a causa di quel mega casino che è successo con Logan Paul. Non so se siete al corrente, ma il fatto è che Logan Paul è uno dei grandi youtuber, i big, e ha fatto un video dove era presente il corpo di un ragazzo che si era suicidato, si era impiccato e diciamo che ha usato questo per fare views. Io non ho visto il video, non so bene di preciso di cosa si tratti e neanche mi interessa. Fatto sta che si è scatenato il solito casino con tutti gli inserzionisti di YouTube che ovviamente si vogliono dissociare da questo tipo di contenuti e quindi primo Logan Paul ha perso il suo status di, diciamo, VIP all'interno del circuito dell'advertising perché esiste una categoria di creators ai quali vengono assegnati gli ad migliori, insomma. Sono dei VIP, insomma. E come seconda conseguenza, YouTube ha decretato che per accedere alla monetizzazione, ora un canale deve avere 4.000 ore di visualizzazioni negli ultimi 12 mesi e almeno 1.000 iscritti. Questa è una barriera abbastanza alta da superare. E le conseguenze di questa scelta sono viste negativamente dalla maggior parte degli utenti che ho avuto modo di vedere, insomma, perché ci sono commenti, ovviamente è scoppiato un vespaio. Quello che dice YouTube è che questo tipo di restrizione aiuterà a eliminare tutta una serie di creators che cercano di sfruttare il sistema, magari cercando di rubare contenuti da altri canali, fare video clickbait senza contenuti. Gli utenti invece dicono che questo tipo di regola non aiuterà assolutamente a migliorare la qualità dei contenuti nella community, ma semplicemente impedirà a chi da zero vuole partire, vuole cercare di fare qualcosa su YouTube, privilegiando chi ha già una base d'utenza abbastanza ampia. Ora, è difficile prevedere come si svilupperà questa faccenda. Certo che YouTube, alla fine, è un'azienda privata, quindi può fare quello che cavolo vuole. Non è che ha il dovere di essere giusta con tutti. È un'azienda che, come tutte le altre, deve fare soldi. E gli investitori, quelli che pagano per le pubblicità, decidono dove devono andare questi soldi. Quindi, qual è il pericolo? Il pericolo è che si vada sempre di più verso una standardizzazione dei contenuti, per intenderci disneyficazione, diciamo. Tutto come la Disney, tutto politically correct, tutto senza nessun tipo di controversia, senza politica, senza polemiche, tutto edulcorato, diciamo. Cosa possiamo fare noi, utenti di YouTube, creators di YouTube, per cercare di evitare il più possibile l'andazzo verso questa direzione? Allora, come utenti, se ci piace un particolare video, se ci piace un particolare creator, diamogli il nostro supporto. Condividiamo i suoi video, iscriviamoci al canale, views, commenti. Cerchiamo di interagire il più possibile per dimostrare il nostro apprezzamento per un particolare tipo di contenuto. Per quanto riguarda i creators, l'unica cosa che si può fare è chiaro, il fatto di non vedere nessun riscontro economico prima di farsi in sostanza un culo così per arrivare ad avere 1.000 iscritti e 4.000 ore di visualizzazione in un anno, sicuramente scoraggerà molti che semplicemente abbandoneranno il sogno di avere un canale YouTube. Questa conseguenza è sicura, sicuramente tantissime persone smetteranno di fare video per YouTube. Per gli altri, l'unica cosa, l'unione fa la forza. Piccoli canali,
ci si cerca di aiutare a vicenda, collaborare, insomma, l'unica cosa che si può fare, ma solo il tempo ci può dire, ci potrà dire cosa succederà, come si evolveranno le cose. Ovviamente un sacco di gente, come sempre, sta cominciando a dire YouTube ormai sta morendo, è morto, eccetera. Non è detto che non sia così. YouTube ha, secondo molti, preso un sacco di scelte sbagliate negli ultimi tempi, però non bisogna buttarsi subito nel catastrofismo, insomma. Vedremo, quello che succederà, succederà, ma fatto sta che YouTube è ancora una comunità ampia e solida. Poi, questi purtroppo sono i problemi di un sistema che si regge sulle pubblicità, perché gli investitori avranno sempre l'ultima parola su quello che andrà e quello che non andrà, perché quello che interessa a loro è vendere i prodotti, quindi decidono loro dove i loro prodotti vengono venduti meglio. Quindi io vorrei che voi mi faceste sapere cosa ne pensate di questa storia. Parliamone nei commenti e vediamo un po'. Quindi volevo solo parlarvi di questa faccenda. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, grazie.